Ehi, hey, ciao, sono Iguana Winnie. Vuoi venire a conoscermi? Sia pure tra le immancabili difficoltà, se c'è un'industria che resiste è quella della cultura. Al Marca di Catanzaro, la rassegna Book House, Le forme del libro, da maggio scorso ha staccato circa 15.000 biglietti d'ingresso. Ora, dopo essersi guadagnata pagine e servizi sulla stampa nazionale ed internazionale, si concede una meritata proroga. Abbiamo deciso, proprio per le richieste che arrivano da tutte le province consuelle, in modo particolare dalle scuole, di prorogarla fino al 24 di novembre. Solo oggi abbiamo avuto 100 studenti di vari istituti che arrivano dalla provincia di Vibo, istituto liceo scientifico piuttosto che il commerciale. Oltre al Marco ovviamente si fa il percorso per poter anche gustare la possibilità del Museo Storico Militare presso il Parco della Biodiversità e ovviamente il parco stesso, che al suo interno ha un tesoro come quello del Parco della Scultura Internazionale. Francesca e Luca sono due allievi dell'Istituto Scientifico Fratelli Evianeo di Tropea, oggi in visita al Book House. Quali sono le vostre impressioni? Allora, è stata un'esperienza abbastanza interessante perché abbiamo visto, cioè noi ragazzi d'oggi guardiamo il libro come un utilizzo diretto verso lo, cioè per studiare, quindi per acculturarsi, però abbiamo anche visto diversi usi, cioè ne viene fatto uso per esempio nell'opera che abbiamo visto prima, per esempio una dentiera, e in pratica è una dentiera fatta con diversi libri che rappresentano la storia dell'arte. Alcuni libri però vengono a mancare, appunto rappresentano le parti mancanti di questa storia. Luca? Molto interessanti sono stati anche tipo l'uso artistico dei libri che hanno fatto gli artisti calabresi, quelli contemporanei e anche risalenti ai tempi antichi. Anche c'erano i dipinti di Mattia Preti che rappresentavano altre scene, mentre tipo i libri nella terra, oppure quelli che rappresentano la caduta del muro di Berlino. Decisa stoccata infine verso l'assessorato regionale che, secondo il commissario provinciale, ha determinato il rinvio di intersezioni. Mi auguro che il settore della cultura veda più aiuti, più intenzione da parte della politica, soprattutto a un livello più alto, di premiare le eccellenze. Io credo che in Calabria le eccellenze si conoscono e quindi va da sé, insomma, che si può fare una scelta prioritaria rispetto alle risorse. Ciao, sono Iguana Winnie. Vuoi venire a conoscermi?